Prego, consiglieri, riprendiamo i lavori. Ci siamo tutti. Rifacciamo l'appello, grazie. Allora, appello. Corradino, sindaco, presente. Barrasso, Pietro. Biassoli, Matteo. Botta, Rocco. Bruschi, Marta. Caldesi, Livia. Vediamo un attimo, c'è. Canella, Sonia. Caffè. Chiola, Rinaldo. Colletta, Vito. D'Antonio, Giovanni. Ercoli, Alessio. E Sacchet, Mohamed. Fantato, Maurizio. Ferrari, Gianni. Ferrari. Di là è sette. Ferrero, Andrea. Florio, Marta. Fogliobonda, Andrea. Presente. Gallello, Domenico. È entrato Ferrari. Gentile, Donato. Presente. Gentile, Sara. Sì. Maio, Federico. Maiolatesi, Edoardo. Milan, Claudio. No. Mongilardi, Franca. Neggia, Corrado. Nervosa, Roberto. Sì. Araggio, Amedeo. Pasqualini, Alessio. Sì. Rizzo, Paolo. Sì. Robazza, Paolo. Sì. Arnero, Valeria, no. Zani, Luca. Entrata Caldesi. Zen, Cristina. Ed è entrata Caldesi, grazie. Grazie. Allora, all'inizio del Consiglio Comunale avevo dimenticato di fare due comunicazioni. A seguito delle recenti surrogazioni di consiglieri dimissionari, il gruppo Lega Salvini Piemonte ha aggiornato i rappresentanti nelle commissioni consiliari, che sono i seguenti. Nella prima commissione Colletta Ferrari Ercoli, seconda commissione Ferrari Milan Canella, terza commissione Colletta Nervosa Ferrari, quarta commissione Pasqualini, Ercoli, Mongilardi, quinta commissione Ferrero, Zen, Colletta, sesta commissione Ercoli, Milan e Nervosa. Il gruppo di Forza Italia ha comunicato il consigliere signora Marta Florio è componente della seconda e della quinta commissione. Rimangono invariati i rappresentanti del gruppo nelle altre commissioni. Grazie. Quindi passiamo alla discussione della delibera numero 5, tassa sui rifiuti, approvazione tariffe 2023 a fronte della revisione infraperiode del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti PEF 2022-2025. Assessore Olivero, prego. Grazie Presidente. Sì, questa è conseguenziale ovviamente alla delibera precedente riguardante il piano economico finanziario. Di fatto rimane invariato la suddivisione come è stata prevista nell'anno precedente, quindi con la suddivisione nel 50% per utenze domestiche e non domestiche in relazione ai costi fissi e 60% per le domestiche e 40% per le non domestiche riguardanti i costi variabili. Come è stato anticipato prima, sono arrivati i primi costi, le prime richieste di pagamento e sono stati previsti tre acconti, due acconti ed un saldo, quindi con date 15 maggio, 15 giugno, 17
7 luglio e il secondo acconto, ma solo per le utenze non domestiche, il 16 ottobre 2023. Il saldo anche qui previsto per l'aprile dell'anno successivo. Non c'è. Grazie. È invariato rispetto allo scorso anno. Grazie assessore. Interventi? Ci sono gli interventi? Consigliere Foglio Bonda. No, io non è proprio un intervento, cioè spero che sia in tema, ma non è perfettamente centrato, ma ho voluto separare i due ragionamenti perché per quanto riguarda quello precedente ho detto che ero d'accordo e non avevo obiezioni su niente. Su questa cosa della Tari, delle tariffe, ma sostanzialmente anche delle modalità di riscossione, eccetera, invece vorrei dire che c'è qualcosa che secondo me non va ancora e su questo tenderei a essere abbastanza critico e vi spiego. Chiaramente quello che noi paghiamo, questa è la bolletta che mi è arrivata oggi, quello che noi paghiamo qui è la divisione algebrica del totale che abbiamo provato l'anno scorso e del preventivo di quest'anno, ribaltati in base a utenze domestiche e non domestiche, numero di persone, metri quadri, eccetera. E quindi dal punto di vista dei numeri teorici da commercialista, all'amico che ieri sera l'ha ricevuta, l'ha letta ieri sera e mi ha mandato impanicato la domanda, ma qua siamo impazziti, pago il doppio. Questa mattina da commercialista gli ho spiegato la differenza tra saldo e acconto. Io ho spiegato che il saldo del 2020, l'acconto del 2022 probabilmente era stato molto più basso della metà di quello che bisogna pagare, quindi il saldo che adesso arriva è molto alto, l'acconto è proporzionato. Cioè gliel'ho spiegata tutta e lui mi ha pure detto grazie. Ma questo grazie è falso, perché lui ha ricevuto una famiglia di 4 persone 650 euro, che se questo è il costo del servizio sono giusti, ma quello che non è giusto, e io l'avevo già detto non so in che occasione, qualche mese fa, non è giusto che mi arrivi il giorno 27 aprile un foglio che io non posso aspettarmi né più o meno nella data, forse sì, ma non nelle commisurazioni e non nelle divisioni tra saldo e acconto, che mi dicono entro 15 giorni di questi 650 me ne paghi 500, gli altri rateizzali pure in due rate a distanza di un mese. Cioè questa cosa qui per me, sempre da commercialista se volete, ma da cittadino perché oggi l'ho ricevuta io, per me è inaccettabile. Per me è inaccettabile. Non si può chiedere soldi ai cittadini con questo sistema. Se lo facesse noi commercialisti, quando mandiamo gli F24 alla dichiarazione dei redditi ai nostri clienti e gliele mandiamo 15 giorni prima, siamo imbarazzati. Siamo imbarazzati perché lo sappiamo che non si può dire a una persona con una settimana in anticipo adesso paga 5.000, ah no, ma sono tutti giusti. È certo che sono tutti giusti, però le cose, se è possibile, vanno preparate. In questo caso io ritengo che sia possibile per due motivi. Primo, esattamente il saldo deve essere un saldo vero, cioè in corso d'anno deve essere pagata una parte importante del costo del servizio nel durante, quindi nel 2022 io non devo pagare il 40% in modo che poi il saldo che pago ad aprile è il 60%. Vero che lo pago in ritardo, ma poi ad aprile pago già l'acconto e sono morto. Allora, la prima cosa è che gli acconti, e quest'anno 2023 probabilmente così, devono essere commisurati al costo dell'anno. E il saldo deve essere piccolo. E poi c'è il problema delle date, perché a me sta bene la questione di proporzionare gli incassi
alle questioni, diciamo, alle problematiche finanziarie di SEAB, lo capisco, ma io vorrei che voi guardaste questo bollettino. Noi paghiamo l'acconto del 2023, tutto ci viene chiesto il 16 giugno, massimo il 16 luglio, ma il 2023 dura 12 mesi, non 7. Persino lo Stato, che non è che sia illuminato, quando deve incassare le tasse del 2023 ne prende un po' a giugno, un po' a novembre, e se le cose sono andate abbastanza lineari, il saldo che prende nell'anno dopo è piccolo, perché più o meno uno nel corso dell'anno ha pagato tutto. Allora, l'avevo già chiesto, è arrivato di nuovo puntuale, ho letto il regolamento, è così, è scritto così, entro il 30 aprile deve arrivare il saldo e poi in tre rate entro luglio devono pagare, passare tutti gli acconti. Io ritengo che questo sia troppo gravoso per i cittadini. Non hanno, hanno troppo poco tempo per prepararsi, le cifre sono importanti e soprattutto non sono prevedibili in nessun modo. Perché voi adesso fatevi un'idea mentale, ognuno di voi, della vostra tariffa, quanto pagherete, poi andate a casa, aprite la busta e vedete se la azzeccate. Ma neanche ci andate vicino. Quando quel ragazzo mi ha chiamato, io ho fatto i conti, beh, lui ha 4 figli, 5, mi ero fatto un'idea di quanto pagavo, abbiamo più o meno lo stesso condominio, pago 300 euro in più di lui. C'ho la sola motivazione, leggendo la vedo, la trovo scritta, ma non è possibile. Non è possibile che io sbaglio il saldo del 2022 di 300 euro perché non ho la più pallida idea di come si calcola. Questa è una cosa che per me non so esattamente come, ma deve essere un problema che noi cerchiamo di affrontare. Sull'IMU nessuno può dire non me lo aspettavo. Sull'addizionale IRPEF nessuno può dire non me l'aspettavo. Questa sta diventando, è più alta dell'IMU. E allora dobbiamo trovare dei sistemi per pagare in modo più scaglionato, sempre proporzionato alle esigenze del nostro fornitore del servizio, più scaglionato e soprattutto più prevedibile, in modo che non succedano più queste cose, che quest'anno veramente sarà un problema. E siccome lo si sapeva, forse una campagna stampa un pochino più oculata sarebbe stata utile, perché l'unica campagna è stata e i costi aumentano del 10%, è una balla, è una notizia falsa. Questa non è il 10% in più di quella dell'anno scorso, lo so il motivo per cui non è così e quindi nessuno ha fregato, ma non sono aumentati del 10% i costi dal 2022 e 2023 della tassa rifiuti. Sono aumentati a livello di sistema, ma non a livello della mia bolletta. E la bolletta non me la sono fatta io, mi è arrivata e io ho pagato quello che mi hanno mandato. Allora io vi dico che in questo caso noi siamo veramente critici su questo sistema, perché non riteniamo che ci sia stato, in questo caso specifico, un adeguato rispetto dei cittadini, che sono quelli che poi pagheranno, e speriamo disciplinatamente, tutto quello che devono pagare. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Robazza. Sì, grazie Presidente. Ma non vorrei ripetere su alcune cose che ho già detto prima, ma e anche su parte di quello che ha già detto il consigliere Fogliobonda, ma volevo aggiungere un dato. Da un lato la città di Biella mette 1.800.000 euro da parte per gli eventuali crediti di inesigibilità, cioè per chi non paga la tassa rifiuti, ok? Giusto? 1.800.000. Poi non so di questo 1.800.000 poi quanto effettivamente. Il dato forse che non ci ha dato l'assessore Oliviero, magari se poi dopo ce lo può, di effettivamente di anno per anno qual è la percentuale, se negli ultimi anni è aumentata e diminuita, se siete passati da 900.000 a 1.800.000 mi viene da pensare che sia aumentata anche la percentuale. Allora, da un lato noi aumentiamo la percentuale, cioè ovvero di soldi che noi dobbiamo tenere da parte per chi non paga, e aumentiamo
la quota a chi paga, perché alla fine sono i cittadini onesti o comunque chi ha la possibilità che deve pagare poi anche per chi non paga. E a questo mi aggiungo a un problema, perché adesso è diventato anche un problema, perlomeno io ho ricevuto diverse segnalazioni di questo tipo, non ultima mi è arrivata oggi a dimostrazione del fatto anche che i cittadini seguono comunque l'attività del Consiglio, non tanto in diretta ma anche a livello di ordine del giorno, la stessa identica mail che mi era inoltre da oramai 3-4 anni, con questa problematica, che in parte vi avevo già riportato. Allora, se io abito a Biella, siamo in due nell'appartamento, io e mia moglie, ok? Pago 500 euro. Se io ho la sfortuna, e purtroppo ci sono a Biella, perché se siamo circa 10.000 abitanti in meno vuol dire che mediamente avremo 3-4.000 abitazioni vuote a Biella? 3.000-4.000 appartamenti vuoti a Biella? Ecco, se qualcuno di voi ha la sfortuna, dico sfortuna perché oggi purtroppo avere un immobile in più per qualcuno è una sfortuna, perché magari l'ha ereditato dalla nonna, l'appartamentino che non riesce a vendere e magari non riesce neanche ad affittare, su quello stesso appartamento vuoto da anni, per il regolamento che oggi andiamo di nuovo ad applicare, c'è una regola che so già che poi mi date la stessa risposta, io però lo inoltre non tanto come richiesta di modifica, ma ributto sul piatto quello che è un problema. Perché quell'appartamento sfitto, la stessa persona che paga 500 euro per due persone nello stesso identico appartamento, anche se ha l'appartamento vuoto, paga 500 euro, perché paga per due persone. Perché la richiesta è che per quell'appartamento debba essere totalmente vuoto, che debba essere totalmente senza utenze. Allora è ovvio che uno come fa? Lo tiene senza utenze, totalmente vuoto, ma magari se ha la speranza di affittarlo, cosa fa? Allora di anno in anno, allora per non pagare o per pagare il minimo o una cifra più bassa devono esserci queste condizioni. Altrimenti uno paga comunque per due persone. E se consideriamo la quantità di appartamenti vuoti che ci sono a Biella, ci sono N cittadini che pagano per tenere degli appartamenti vuoti, pagano la tassa rifiuti. Allora è ovvio che nel momento in cui dovessimo andare ad azzerare questa tassa rifiuti su questi altri 3.000, 2.000, 3.000, quanti sono gli appartamenti vuoti a Biella, andremmo a rincarare ulteriormente a carico di quegli altri cittadini che pagano. Però ribadisco, io non ho una soluzione, sicuramente è una situazione che non è corretta nei confronti di chi probabilmente ha da anni un appartamento sfitto, magari in un angolo di Biella che magari non è così facile affittarlo, ma oramai qualsiasi angolo di Biella appartamenti, qualsiasi condominio di Biella ha appartamenti vuoti, sfitti o da vendere, e secondo il regolamento che oggi andiamo ulteriormente di nuovo ad applicare c'è questa regola che la trovo assolutamente antidemocratica. Non so che cosa ne pensiate voi. Di fatto però in questi 4 anni, nonostante ve l'abbia riportata diverse volte, non si è mai potuto anche affrontare il problema per cercare anche un'eventuale soluzione. Perché poi ovvio che qualcuno mi verrà a dire che è anche contro l'eventuale furbetto, perché poi ci sono anche quelli, no, che giustamente tengono comunque l'appartamento lo stesso, non si sa, magari lo affittano per 6 mesi, lo riapro. Ecco, allora, perlomeno affrontiamolo il problema, perché altrimenti ovviamente già su un rincaro di questa tassa ci sono almeno 3-4 mila appartamenti sfitti a Biella dove se quella persona già fatica o a venderlo ad affittarlo deve pagare comunque ulteriormente una tassa rifiuti che secondo me è assolutamente poco corretta. Grazie. Grazie. Altri interventi? Consigliere Gentile. Non voglio entrare nel merito della questione specifica dal punto di vista economico, ma girando per l'Italia, vedere cose magnifiche, ma non nelle grandi città, anche nelle grandi città, ma anche nei paesi normali.
mi rendo conto che forse abbiamo perso un sacco di tempo, tantissimo tempo. Le città che hanno pensato green forse l'hanno pensato da tanti anni. Sapete come fanno gli utenti di tante cittadine italiane che ho girato anche in questi giorni? Arrivano con il sacchetto o della carta o dell'immondizia già differenziata, fanno così, Marzio, passano la scheda, non si vanno a mettere le mani, le chiavi, la catena, il lucchetto, si apre in automatico il coperchio, gettano dentro quello che è indifferenziata o carta o metallo o quello che è, ce le hai in batteria. Sto parlando di cittadine molto più piccole anche di Biella. Quella roba lì si richiude, è tutto collegato sotterraneo, quindi ha spaccato una volta la strada, c'è un risucchio, vum, portano in grandi contenitori che poi arrivano con i camion, hanno dei sistemi moderni per raccogliere e portare via. Nel 1984 ero con una ricerca sui biellesi nel mondo a San Francisco. Facevano già questa roba qua di notte. E quindi non intasavano le strade, eccetera, eccetera. Io spero, Marzio, che nel futuro chiunque governerà la città e chiunque amministrerà soprattutto la SEAB si porti in questa prospettiva, che è una prospettiva di sostenibilità, di rispetto anche del cittadino, di pulizia, al di là dei problemi che giustamente evidenziava prima Paolo Robazza, il fatto che io sono da solo ma pago rispetto alla famiglia che ne ha sé, che non è puntuale, eccetera. Ma è, non c'è dignità nello scendere in mezzo alla strada, sotto l'acqua, col sacchetto, eccetera, eccetera, prendere in mano una catena sporca, ficcare le chiavi dentro un lucchetto che, siccome lì ormai da 4, da 5 anni, manco si apre, mettersi lì, cristonare, finalmente sta roba si sblocca, apri, tira via la catena, apri sto coperchio, butti dentro, riprendi il coperchio, chiudi sto coperchio, rimetti sto lucchetto a posto, non si chiude, batti, eccetera, e vai a casa. Io credo che la città di Biella, città creativa UNESCO, città della moda, città della montagna, città della bellezza, città dell'ambiente, città della sostenibilità, città che ha un ministro della transizione ecologica, su uno di questi problemi qua che è centrale con l'acqua, deve fare un salto di qualità. Prendo spunto dal fatto che si sta parlando di queste questioni, non entro nel merito tecnico della delibera, però dico che noi dobbiamo andare in quella direzione. Grazie. Altri interventi? Consigliere Rizzo. Grazie. Come diciamo, abbiamo già detto nell'altra delibera, la via per il risparmio sulla tariffa ce ne possono essere e devono essere perseguite, nel senso che le vie per cioè quello dell'aumentare la differenziata, quella del razionalizzare la raccolta, cioè nelle vie nelle zone collinari renderla farla meno spesso, insomma, non senza, cioè pur tutelando diciamo una salvaguardia di una raccolta efficiente, cioè, però è ovvio che nella concentrazione dove ci sono i condomini concentrati, che è nella Biella Piano, è più necessario passare magari due volte a settimana per l'umido, mentre nelle zone collinari dove ci sono villettine sparse e sarebbe opportuno magari diminuire questa, farlo settimanalmente, cosa che era già stata proposta da SEAB, dal vecchio consiglio di amministrazione, e non mi risulta che ancora sia stata implementata, perché quello c'è una modifica del piano finanziario, diciamo, tutta questa massa diciamo di soldi, cioè, comporta per i cittadini notevoli aumenti. Se non si persegue questa quindi la via della differenziata, la via della razionalizzazione in base all'utenza, insomma, come è posta l'utenza, e anche la differenziazione di quello che è allegato alla tabella
alla tabella A, la tabella A, tra le varie categorie, le varie categorie. Noi abbiamo, così facendo, categorie che con questa ripartizione hanno aumentato del 30% netta rispetto al 2022. Per esempio, mi hanno mandato adesso è arrivata, diciamo, la bolletta di un bar facendo la divisione esattamente il 30% in più rispetto all'anno scorso. E poi c'è l'anomalia che questa è quasi tutta tassata, diciamo, nell'acconto. Invece di dividerla, proprio perché sono bollette molto alte, tra acconto e saldo, è quasi, credo che sia il 90% calcolato sull'acconto della quota fissa, perché quella, gli esercenti, diciamo, non hanno la tariffa puntuale, hanno la tariffa a metro quadro, e quindi chi si ritrova, diciamo, un locale ampio deve pagare, diciamo, bollette molto consistenti. Quindi chiediamo, insomma, di rivedere un po' questo tipo di meccanismo anche nella suddivisione delle varie categorie. Soprattutto bar e ristoranti hanno, che sono sicuramente quelli che diciamo, utilizzano maggiormente il servizio, quindi è giusto che paghi di più, ma non tanto così di più. E poi l'aumento, riuscire a capire come mai rispetto al 22, che c'è stato, diciamo, un 10% di aumento, alcune categorie l'hanno avuto del 30, questo bisogna capire, quindi mettersi a studiare il piano finanziario e capire perché hanno questo aumento del 30%. Grazie. Grazie. Altri interventi? Bene, se non ci sono altri interventi, c'è la replica dell'assessore. Prego. Grazie. Allora, articolerò questo intervento, questa risposta, in tre parti. La prima, più strettamente legata alla delibera, poi un commento alle osservazioni che ha fatto il consigliere Gentile e poi un commento invece alle osservazioni che ha fatto il consigliere Rizzo. Dunque, comprendo perfettamente il discorso che è stato fatto e faccio una premessa. Noi qui come comune non abbiamo discrezionalità, nel senso che è ARERA che stabilisce come deve avvenire il pagamento e noi teoricamente dovremmo bollettare non appena approvato il piano economico finanziario. La rateizzazione è necessaria, intanto è comunque una misura che va a beneficio dell'utenza, ma che è necessaria però non ampliare più di tanto, perché un problema che deve affrontare l'amministrazione è quella della liquidità. Noi paghiamo mensilmente circa 600.000 euro di fatture a SEAB, quindi dobbiamo assicurare di avere la liquidità necessaria per poter pagare queste rate mensili. Lo scorso anno, ammetto che abbiamo approvato una modifica nel regolamento che consente comunque, proprio per andare incontro alle persone che si trovano ad affrontare delle difficoltà, la possibilità di ulteriore rateizzo, e so che è stato comunque utilizzato questo strumento e sono stati concordati dei piani di pagamento più ampi che hanno consentito, quindi insomma, diciamo che per quanto possibile si va incontro anche perché comunque si evitano una sacca di insoluti, esatto, e quindi è stato adottato proprio con questa finalità. Ecco, rispetto a quanto è stato detto prima, non è corretto quanto affermato dal consigliere Robazza, perché in realtà gli alloggi che non hanno collegamento utenze non pagano la TARI. Cioè, ovviamente non bisogna avere gli allacciamenti, perché se ci sono allacciamenti comunque si considera un... Non devono esserci gli arredi, certo,
non devono esserci. Sì, però, e lo so, però diventa difficile adottare dei criteri che possano sposare tutte le singole casistiche, però sì, è stato inserito questo regolamento proprio per, insomma, non far pagare laddove effettivamente non vi è un utilizzo, dove effettivamente l'immobile non è suscettibile di produrre rifiuti, che poi è il principio generale sul quale ci si basa. In ordine a quanto ha illustrato prima il consigliere Gentile, questa è un progetto al quale anch'io personalmente sono sempre stato assolutamente affascinato, tant'è che ricordi che ci eravamo interessati già per introdurre i famosi Moloch, quindi quei contenitori sottoterra. Il problema era evidentemente quello dell'investimento, che non eravamo nella condizione di affrontare. Ora, l'idea di coinvolgere il Ministro alla transizione ecologica per vedere se si riesce, certamente è un'operazione impegnativa, è un'operazione di lungo periodo, ma che sicuramente io sposo. È vero che ci sono problemi per quanto riguarda i sottoservizi, tante problematiche. E non era stato realizzato perché evidentemente c'era un problema non solo di investimenti per quanto riguardava il posizionamento di queste isole ecologiche interrate, ma c'era anche il problema che si doveva rinnovare tutto il parco mezzi di SEAB, perché a quel punto la tipologia di raccolta era diversa e quindi occorrevano mezzi diversi. Ma è un obiettivo che anche come forza politica abbiamo sempre sposato, proprio perché la vediamo estremamente utile, soprattutto in termini di risparmio, perché noi sappiamo che i costi del servizio sono principalmente costituiti dai mezzi, dall'utilizzo dei mezzi, quindi dai giri che devono fare. È evidente che nel momento in cui, anziché dover vuotare un 120 litri, devo svuotare un Moloch di 10 metri che va sottoterra, quindi con una volumetria assolutamente maggiore, ho dei notevoli risparmi. Preciso che è per esperienza, nel senso, per informazioni che abbiamo avuto da chi ha già adottato questa metodologia, si perde di fatto tutto il beneficio della filiera, dei consorzi di filiera, perché ahimè, con questi, se io butto via un sacchetto di plastica sporco, io perdo il contributo per quel sacchetto sporco. Nel momento in cui mi trovo un contenitore di 10 metri con una vettura di quel genere sporco, butto via come differenziata quel contenitore. Però diciamo che il minor introito è ampiamente compensato dal maggior risparmio che si avrebbe nel trasporto. Da ultimo, consigliere Rizzo, abbia pazienza, però mi sembra che lei paghi un pochino la mentalità che ha manifestato e dimostrato il PD in passato nella gestione dei rifiuti. Al di là dell'idea di ridurre, lei ha detto non in questo intervento, in quello precedente, il numero di passaggi della raccolta differenziata, per esempio dell'organico. Beh, io questo non lo faccio, ma sa perché? Per un motivo banalissimo. L'organico, ahimè, è un rifiuto che purtroppo si trasforma in percolato e puzza. Allora io non voglio avere, perché poi sicuramente avrei delle interrogazioni sue che mi chiede: ma per quale motivo lasciamo i rifiuti organici alle famiglie che devono mantenerli anche d'estate quando fa caldo, che imputridisce e puzza? Perché questo è il problema, perché ci sono anche queste problematiche. E vede, anche l'idea di immaginare di fare un acconto molto più contenuto e rimandare la parte più sostanziosa a successivamente non va bene, così come non andava bene per SEAB e ha messo in difficoltà la società in passato, adesso metterebbe in forza difficoltà il comune, perché come dicevo prima noi dobbiamo avere un flusso finanziario che ci garantisca la possibilità di pagare. E lo stesso dicasi per quanto riguarda noi abbiamo il dato degli insoluti 2022, perché poi prima era carico 1.800.000, per questo che l'abbiamo confermato, quindi è significativo, è importante. Ecco. Nel 2022, ecco, allora anche lei prima diceva riduciamo, è possibile operare degli interventi e ridurre questo fondo. Sì, ho capito, però capisce, noi dobbiamo avere le risorse per pagare puntualmente.
perché non possiamo non farlo, perché non possiamo non pagare SIAB il servizio che ci dà. Questo è vero, è il principio che veniva utilizzato in passato, perché tanto i riflessi non riguardavano il comune, riguardavano la società, ma i risultati li abbiamo visti. Quindi mi spiace, non posso sposare questa sua linea, perché è assolutamente, a mio avviso, inapplicabile e soprattutto scellerata nell'immaginare una gestione corretta e puntuale dell'amministrazione. Grazie. Grazie. Dichiarazione allora, di voto. Ecco, scusa ancora. Allora, voi sapete che intanto abbiamo fatto, come diceva prima il consigliere Fogliobonda, abbiamo messo una percentuale maggiore rispetto allo scorso anno. Poi, perché il saldo varia? Perché il saldo, visto che è una puntuale, per quanto difettosa, è una puntuale che si basa anche sul numero di passaggi e sul numero di svuotamenti, non può che essere fatta a consuntivo quello. Non possiamo far diversamente, però quello dobbiamo fare per quanto possibile in modo il più possibile residuale, proprio perché dobbiamo comunque assicurare un flusso di denaro che ci consenta il pagamento regolare delle fatture mensili. Grazie. Grazie. Dichiarazione di voto? Consigliere. Io ringrazio l'assessore per la risposta che è esauriente, ma che lascia aperto, a mio modo di vedere, un problema che potrà essere ottimizzato. E vi ripeto, secondo me noi dobbiamo poter garantire ai cittadini una previsione, un'informazione maggiore su quale sarà un presumibile costo della gestione rispetto all'anno precedente. Secondariamente dobbiamo avvicinare molto il più possibile il saldo alla fine dell'esercizio e scaglionare il più possibile l'acconto. Questo naturalmente l'avevamo già detto l'altra volta, salvaguardando gli equilibri finanziari di SEAB, quindi pagando le fatture di SEAB nei tempi corretti, ma ritengo che SEAB emetterà le fatture tutti i mesi e quindi quando saremo a regime non sarà possibile che noi incassiamo tutto entro luglio, perché questo adesso avviene con la rateizzazione. Dal punto di vista della possibilità per il cittadino che è in difficoltà di chiedere ulteriori rateazioni, questa c'è e funziona, ma non è così piacevole andare in un posto da un fornitore a chiedere delle rateazioni. Quindi, soprattutto su importi su cui uno se lo può permettere, si paga. Io ritengo che siano poche cose, non importantissime, non cambieranno tutta la sostanza, ma ritengo che vadano fatte, non solo siano se poi vediamo se possiamo. Per questo noi, pur capendo la correttezza tecnica dell'operato dell'amministrazione e anche quindi di questa delibera, ci asteniamo. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Rizzo. Ascoltando un po' l'assessore, rimaniamo fermi nelle nostre posizioni. Cioè, noi abbiamo visto adesso delle bollette che sono aumentate del 30%, parliamo di utenze non domestiche in cui la tariffa puntuale non è applicata in base ai metri quadri la parte fissa, cioè praticamente in questo che ci è allegato l'allegato A ci dice che il 50% è della parte è sulle utenze domestiche, il 50% sulle utenze non domestiche, le suddivisioni dei costi variabili sono il 40 e il 60. La parte fissa, diciamo, di un bar è passata dal 9,14 del 2022 al 13,24,27, cioè praticamente più 30%. Questo ci sembra eccessivo, cioè o nella divisione tra tutte le varie categorie si è concentrato su queste categorie che sono, diciamo, le più importanti, però evidentemente non qualche cosa bisogna modificare. Anche questo fatto della rateizzazione, io capisco che il comune deve pagare ogni mese, diciamo, la bolletta alla SEAB,
cioè, però qui significa che hai tre rate tra maggio, giugno e luglio, cioè paghi tutto quello che dovresti pagare tutto l'anno, perché nell'acconto è quasi completo, è completamente, diciamo, la parte fissa per le utenze, diciamo, non domestiche è inserita quasi tutto nell'acconto, e la suddividi entro metà anno. Quindi no, paghi le utenze tra la rateizzazione è fatta maggio, giugno, luglio. Quindi, diciamo, è questo che è un po' il controsenso. Comunque noi, il nostro voto è di astensione. Grazie. Perché paghi il 90%? Scusa, adesso io non vorrei far perdere tempo. Io qua la fattura del non domestica. Totale 654 euro, che è l'importo annuo completa, parte fissa e parte variabile. 654 euro. Il calcolo anno 2022, 654. Di questi 654, al netto di quello che ho già pagato come acconto nel 2022, qui pago 209 euro a saldo, quindi non è che mi sto prendendo prima, sto pagando nel 2023 ancora il 2022, e pago entro luglio pago 224 euro di acconto su 654 di tariffa. Ora, non ho capito tu sto anticipo dov'è, io non lo vedo. Sto pagando un terzo, entro luglio sto pagando un terzo di quanto mi compete pagare per tutto il 2022, per tutto il 2023. 240 euro pago, 224. Beh, che il calcolo sia uguale per tutti, non è che... No, questo è di mia moglie, non è mio, dico. Però credo che le proporzioni siano le stesse, non è che cambiano. Vabbè. Ecco, uomo in dissenso. No. Scusami, dichiarazione di voto, astensione. Altre dichiarazioni di voto? Scrutatori? Allora, mettiamo ai voti la delibera numero 5, TARI, approvazione tariffa 2023. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Chi si astiene? Otto. Oh, quella è Barbara. C'è la greggia. otto, giusto. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. La delibera è approvata. Delibera numero 6, approvazione nuovo regolamento per la disciplina delle entrate comunali. Assessore Tosi. Grazie Presidente, si tratta del nuovo regolamento delle entrate, il quale è stato ovviamente riscritto per, voglio dire, eliminare le ormai superate norme e quelle che sono state sostanzialmente recepite dalla normativa di legge e
e poi anche per ovviamente specificare alcune situazioni. La prima è quella dell'accertamento esecutivo, ovviamente, che dopo i 60 giorni diventa, e quindi abbiamo normato il comportamento da tenere per quanto riguarda la tipologia dell'accertamento esecutivo. La seconda sostanziale modifica è quella della dilazione dei pagamenti, anche questi adeguati alla normativa di legge, quindi fino al massimo di 72 rate. Terza modifica importante sono la responsabilità dei soggetti, quindi è stato meglio specificato proprio per una cosa fondamentale di questo ente, in cui i dirigenti sono responsabili delle varie entrate. E questa è una cosa molto importante, perché responsabilizza tecnicamente, in modo specifico, i dirigenti sono responsabili della verifica delle entrate e anche della loro riscossione. L'altro elemento importante ed ultimo è quello della possibilità di compensazione. Ovviamente sulle aziende dell'amministrazione, in questo caso la compensazione tra crediti del comune e eventuali contributi che vengono dati al comune. Quindi se il comune decide di dare i contributi e risulta la posizione eventualmente debitoria da parte del contribuente, questo può essere ovviamente su iniziativa del comune può essere compensata, e questo direi che è legittimamente inserito in questo regolamento fondamentale. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, dichiarazione di voto. Prego, consigliere Fogliobonda. No, scusate, mi tocca, perché in commissione io avevo detto che era ora che si riuscisse a fare un nuovo regolamento e che quindi ero contento e volevo fare un plauso all'assessore che l'aveva fatto, e non so chi ha detto ah sì, ma dillo anche pubblicamente. Allora mi tocca dirlo pubblicamente, cioè io penso che chi materialmente ha redatto questo regolamento non è certo l'assessore Tosi, che non si è messo lì a scriverlo lui, ma così come quando le cose non vanno noi ce la prendiamo con gli assessori, e quando le cose vanno è giusto che noi diamo un plauso agli assessori. L'aspetto di scrivere i regolamenti è un aspetto molto importante, perché più sono scritti bene e meno tensioni ci sono in sede di problemi, perché i problemi ci saranno sempre, soprattutto in un tema come quello delle tasse, è chiaro che ci saranno sempre problemi. Più sono scritti bene e più i problemi si possono affrontare dal punto di vista sostanziale, e non c'è dentro anche la burocrazia, la tecnica e tutto. Quindi io penso che questo sia un regolamento ben fatto, e a questo punto spezzo una lancia nel dire che voterò a favore, e quindi nel ribadire un ringraziamento all'amministrazione che ha pensato di fare questo lavoro, a dire che adesso interrà forse nuovi regolamenti. Mentre questo qua è un regolamento molto tecnico che non abbisognava di particolari approfondimenti da parte dei consiglieri, ce ne saranno altri, magari su altri temi, che invece sono un po' più delicati, un po' più divisivi, un po' più di impatto anche nella carne viva delle persone. Su questi qua noi vi chiediamo, come era successo nel caso del regolamento sulla polizia urbana, di dedicare il tempo necessario all'approfondimento anche in commissione, perché non so, i regolamenti non sono argomenti che si possono trattare a colpi di emendamenti o di polemiche in aula, vanno trattati tecnicamente prima, cercando di mettersi d'accordo ed eventualmente lasciando le diatribe a pochi punti ben individuati che permettono poi di essere approfonditi. Quindi vi chiediamo che se farete altri regolamenti, questo non c'era bisogno, ma se ne farete altri, per favore, di darci il tempo sufficiente per approfondire in commissione. Grazie. Grazie consigliere Fogliobonda. Se ci sono altre dichiarazioni di voto, prego consigliere Gentili. Io anch'io mi unisco a ciò che ha detto adesso Andrea, e faccio i complimenti, vabbè, l'assessore voglio dire, però sicuramente abbiamo un dirigente di alto profilo che su alcuni articoli ho chiesto delle delucidazioni, sono stati puntualmente dati, e quindi essendo un adeguamento di un regolamento che comunque già esisteva, ma portato, come ha detto giustamente prima l'assessore, diciamo a norma,
non vedo motivo per votare diversamente dal fatto che siamo d'accordo e quindi ok. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Nessuna. Bene. Replica, assessore, prego. Grazie Presidente, volevo cogliere quanto detto dal consigliere Fogliobonda e seguiranno sicuramente, per quanto mi riguarda, un altro regolamento, e quello che lui ha espresso, e avevo già avuto modo di dirlo, parlo del regolamento del patrimonio che è in via di preparazione in quanto bozza, quindi la mia intenzione è quella di portarlo all'attenzione del Consiglio, quindi di tutti, in modo tale da cogliere eventuali osservazioni, che siccome è un regolamento che non c'è mai stato, sul regolamento del patrimonio non c'è mai stato, è mia intenzione, stiamo lavorando i miei uffici da un po' di tempo, credo che siamo a buon punto, nel momento in cui elaboreremo una bozza che sostanzialmente può essere condivisa con tutti, in modo tale da portare il massimo contributo di questo Consiglio per avere un regolamento, direi, adeguato alla nostra città. Grazie. Grazie. Scrutatori, prego. Allora mettiamo a voto la delibera numero 6, approvazione del nuovo regolamento per la disciplina delle entrate comunali. Chi è favorevole? Unanimità, credo. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, per me sarebbero 25, però se non è uscito qualcuno che sto tentando di capire. Dovrebbero essere 25. A botta, vedi. Ho detto se non è uscito qualcuno che sto tentando di capire. Giusto? No, mi credo. Mi fido. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Delibera approvata. Prossimo punto all'ordine del giorno è la mozione. Mozione sensibilizzazione alla tematica dei disturbi del comportamento alimentare, promozione della salute mentale. Chi la presenta? Prego. Grazie Presidente, colleghi, non nascondo l'emozione e la soddisfazione nel portare in quest'Aula una mozione su un argomento così importante e delicato quali i disturbi del comportamento alimentare. I disturbi del comportamento alimentare sono di vario tipo, ci può essere, ne cito alcuni, i più importanti: l'anoressia nervosa, la bulimia, il fenomeno del binge eating e molti altri. In Italia si stima, secondo un calcolo, un ragionamento del Ministero della Sanità del 2022, che i disturbi del comportamento alimentare siano sui 3 milioni di persone della popolazione italiana. Ecco, questa è solo una parte della popolazione diagnosticata, andando a tagliare tutta la popolazione diagnosticata, non diagnosticata, sommersa. Durante il periodo del Covid abbiamo visto aumentare questa situazione di coinvolgimento dal punto di vista della salute mentale, soprattutto nella popolazione più giovane. Specialmente c'è stato un aumento, si stima, del 40% dei primi colloqui per quanto riguarda la tematica del disturbo del comportamento alimentare. Primi colloqui che hanno visto per la maggior parte ragazzi e ragazze dai 12 ai 25 anni di età. Quindi una popolazione molto giovane, dall'adolescenza, dalla prima adolescenza fino ai giovani adulti, per così dire. Ecco, questa mozione va a toccare determinate tematiche che si vanno già ad unire a un grande lavoro che è stato fatto dalla Giunta, in particolare cito l'assessore Bessone, in quanto
Già un grande lavoro è stato svolto a sostegno di questa tematica da parte della nostra amministrazione, ma come tutti i grandi lavori su una grande tematica non bastano. Quindi questo è un mattoncino che si va ad aggiungere ad una causa molto più grande, un mattoncino che si va ad aggiungere ad un progetto che sicuramente non avrà mai fine. Ecco, la mozione prevede essenzialmente la realizzazione di una panchina dedicata appunto ai disturbi del comportamento alimentare, una panchina lilla, in quanto il colore di della lotta contro i DCA è proprio il lilla. Il 15 marzo si è tenuta la giornata nazionale contro questi disturbi e noi come amministrazione vogliamo portare avanti questa linea di contrasto nei confronti di queste problematiche. Questa panchina potrebbe anche rappresentare un luogo di incontro per coloro che cercano conforto e supporto, è un riconoscimento tangibile alla diffusione di informazioni riguardo questi disturbi all'interno della nostra comunità. Il Comune deve fare promozione della salute mentale e essere garante di quest'ultima, in quanto troppe persone sono ancora sole, troppe persone non riconoscono ancora questa come una malattia, bensì vedono quest'ultima come un semplice status corporeo, dall'estrema magrezza all'eccessiva rotondità, per così dire. E bensì c'è dietro molto altro, che è la dimensione del controllo, una dimensione psicologica. Pensiamo solo al paziente anoressico, che la dimensione del controllo agisce sul controllo dell'alimentazione, con il controllo del proprio fisico, della propria linea, nel controllo del riuscire anche stavolta a non essere riusciti a mettere qualcosa in bocca. Mentre per quanto riguarda invece il fenomeno del binge eating, il controllo è la dimensione del controllo avviene nella perdita, appunto. Di conseguenza, oltre alla realizzazione di una panchina lilla, si chiede all'interno di questa mozione di sostenere ancora di più di quello che è già stato fatto, i progetti, le associazioni in grado di combattere e aiutare, combattere il disturbo alimentare e aiutare tutte quelle persone coinvolte, sconfiggere questo tabù e di portare finalmente una maggiore attenzione da parte di tutta la comunità nei confronti della salute mentale e di tutti i cittadini, perché la salute, consiglieri, è anche mentale. Grazie. Grazie consigliere Pasqualini. Ci sono interventi? Sindaco, prego. Sono molto contento. Adesso tu hai detto la salute è anche mentale. Mi permetto nella mia ignoranza di correggerti, è soprattutto mentale, perché poi alla fine parte tutto dal cervello. E quindi stare bene con se stessi significa avere un maggior numero di anticorpi, ma è provato, poi tu me lo insegni. E come hai detto giustamente, che loro due abbiamo i problemi sono doppi, sia quelli che non mangiano che quelli che mangiano troppo. Entrambi, e noi questo problema lo conosciamo bene, ma non bisogna sottovalutarlo, perché poi a lungo andare porta veramente all'insorgere di tante altre malattie. Quindi il Comune giustamente ritengo che abbia il dovere di informare e di farsi promotore di campagne di informazione di non nascondere la testa sotto la sabbia verso un problema che credo che sia aumentato enormemente dopo il Covid. Quindi sono molto contento di questa mozione e ti ringrazio personalmente, Alessio. Grazie. Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Fogliobonda? No, io cercherò mi dispiace perché è un'emozione scritta bene, con concetti giusti, presentata bene, presentata col cuore, quindi i concetti sono corretti, però io voglio tenere lo stesso comportamento, lo stesso atteggiamento che ho avuto su tutte le altre mozioni di questo tipo che non sono la prima, cioè mozioni dove
che prendono un problema importante e che genericamente chiedono all'amministrazione di occuparsene. Allora, l'abbiamo già detto qualche volta, adesso scusa se lo ripeto, noi abbiamo inventato nell'altro regolamento, nell'altra, uno strumento che si chiama ordine del giorno, che è fatto per questo. L'ordine del giorno si dice il comune di Biella vuole assumere delle... e scrive questo. Questo è un ordine del giorno. Come si traduce in una mozione? Quando chiede delle cose all'amministrazione. Allora la domanda che noi ci poniamo è, se io che sono in minoranza ho in mente queste cose qui, vado a Claudio Corradino e gli dico Claudio devi farmi la panchina lilla, e Claudio dice no, tu sei in minoranza, non te la faccio, e allora io lo sfido, gli dico faccio una mozione in aula, vediamo, secondo me i tuoi consiglieri che ti sostengono vedrai che me la voteranno e ti obbligheranno a farlo anche se non vuoi. Io sono della minoranza, è un bel strumento quello della mozione per costringere la maggioranza magari a cambiare idea o per forzare una mano. Ma mi chiedo, scusami se te lo chiedo perché lo chiedo sempre a tutti quelli di maggioranza che fanno le mozioni, tu sei al cospetto di un'amministrazione comune di Biella che si è particolarmente mossa al fine di sostenere la prevenzione della tematica, quindi gliel'avrei già chiesta la panchina lilla, e perché non l'hanno ancora fatta? O secondo me la faranno. Perché la panchina lilla gliela dobbiamo chiedere votando una mozione? Perché di essere più sensibili, no, non loro, ma ad avviare una campagna di sensibilizzazione dobbiamo chiederglielo quando loro sono già sensibili? Perché favorire un'azione corale glielo dobbiamo chiedere noi? E aggiungo, ma il consigliere di maggioranza, a parte votare, ha una funzione, e voi sicuramente, io so che molti di voi la esercitano andando dalla giunta a fare proposte dicendo ma facciamo così così, solo in casi proprio di spaccature politiche si presentano mozioni della maggioranza, quando magari la Lega vuol farle e Fratelli d'Italia no, in questo caso non è così. Allora io dico questo, se io sono disponibile a cambiare l'idea, Alessio, sono disponibile a cambiare idea, se tu mi dici qual è il valore aggiunto che ti trovi nel fare una mozione rispetto all'ordine del giorno che sarebbe lo strumento adatto a queste cose? Se me lo spieghi io voterò a favore perché penso che l'argomento lo meriti. Altri interventi? No, puoi fare l'intervento? Puoi fare l'intervento? Sì, volevo rispondere al consigliere Fogliobonda che la mozione è un atto politico che ogni consigliere ha il diritto di presentare. E dopo vari ragionamenti con la Giunta, con l'assessore Bessone, sono arrivato alla conclusione, assieme anche al mio gruppo, che la presentazione di una mozione poteva essere anche un momento in cui venisse portata la voce di tutte quelle persone presenti sul territorio biellese, che potessero avere appunto, che soffrono di disturbi alimentari. La panchina ovviamente è stata, cioè la realizzazione della panchina ovviamente è stata già anticipatamente concordata prima ancora della presentazione della mozione con l'assessore Bessone, però in quest'aula volevo venisse portato un messaggio da parte di una persona che è molto molto sensibile a questa tematica, sia perché ne ha fatto di essa anche una professione, ne farà una professione, e di conseguenza volevo che, dato che noi siamo qui non solo per ascoltare o dibattere su argomenti all'ordine del giorno, ma anche per portare la voce dei cittadini che ci hanno eletto scrivendo il nostro cognome su un foglio. E di conseguenza io penso che le motivazioni, oltre alla grandezza, la delicatezza della tematica, siano anche importanti dal punto di vista di democrazia, in quanto in quest'aula si fa anche democrazia. La giunta svolge una funzione esecutiva, noi consiglio comunale svolgiamo una funzione anche legislativa. Di conseguenza
Le motivazioni dal mio punto di vista sono queste. Grazie. Grazie consigliere Pasqualini. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Rizzo. Grazie presidente. Noi diciamo temi così importanti e ovviamente non si possono disconoscere e ben venga anche se come diceva il presidente collega Fogliobonda, possa essere anche un'opportunità politica, questa di visibilità politica, però ben venga che siano diciamo questi temi all'ordine del giorno anche in Consiglio Comunale e che impegnino la Giunta a sensibilizzare su questo che è un tema oggettivamente molto importante soprattutto per le giovani generazioni. Quindi se noi la votiamo convintamente con l'intento che la Giunta si impegni a veramente sensibilizzare soprattutto nelle scuole attraverso un'opportuna campagna, insomma, riterrà come si riterrà opportuno, fare su questo tema diciamo dei disturbi alimentari, di bulimia, anoressia e compagnia, come ha esposto bene il consigliere Pasqualini. Questo è un impegno che vi dovete prendere perché tutto il Consiglio Comunale insomma, ve lo chiede. Ecco. Noi quindi siamo favorevoli. Grazie. Ci sono altri interventi? No? Consigliere Caldesi, molto brevemente, no. Ma il fatto di presentare una mozione, comunque anche se si fa parte della maggioranza, vuole sensibilizzare particolarmente il Consiglio tutto su un tema importante. Quindi noi siamo d'accordo sul votare questa mozione, riteniamo solo che il dipingere di lilla una panchina sia inutile e totalmente irrilevante al fine del voto a favore nei confronti della mozione. Cioè abbiamo già tante panchine rosse, ormai la panchina rossa è entrata nella nostra mentalità come messaggio della violenza contro le donne, cioè della non violenza nei confronti delle donne. Trovo che adesso aggiungere il colore lilla per combattere questo problema del disturbo alimentare, francamente, non lo so, la trovo una cosa inutile. Cioè mi sembra anzi un po', non so, quasi svilente. Poi adesso se si vuole fare il convegno lilla, si è fatto, c'è stato. Io francamente non lo sapevo neanche. Cioè, sono al corrente dei disturbi alimentari. Adesso non voglio dilungarmi, però sono andata a leggere qualcosa su internet perché penso, come la maggior parte di noi, conosco la bulimia e l'anoressia, però se si approfondisce in effetti esistono tanti disturbi alimentari che a volte sono il campanello d'allarme di quelli che poi diventano bulimia e anoressia. Sono in effetti pericolosi e bisogna stare attenti e combatterli fin da quando i ragazzi, le ragazze soprattutto, sono piccole. Quindi questo, per carità, ci vede tutti d'accordo. Comunque, niente, ripeto, noi voteremo a favore di questa mozione, poi veda il proponente se vuole lasciare la panchina viola, la votiamo comunque. Il mio era solo un suggerimento. Grazie. Grazie. Sono altri interventi? Se non ci sono, consigliere Robazzi. Grazie presidente. Ovvio che su mozioni e su tematiche di questo tipo diventa difficile ovviamente non essere d'accordo, ma mi ripeto in un intervento che ho fatto qualche mese fa in una commissione consigliare dove era presente l'assessore Bessone, dove si parlava di questa problematica e in cui allora dissi ma ben venga,
cioè al netto delle problematiche dei disturbi alimentari che ci sono e che sono aumentate negli ultimi anni, di cui nessuno, ovviamente, io non ho le competenze per parlarne e non ne parlerò, ma ci sono, è ovvio che però all'interno della città di Biella esistono malati di leucemia, esistono malati di sclerosi multipla, esistono malati di qualsiasi tipo di, purtroppo, malattie più o meno gravi che hanno le loro associazioni, per cui concedetemi la battuta, io non so se nei prossimi anni a venire dovremo colorare di panchine colorate tutte le città per dare la giusta posizione, io non lo so se è questo il modo, ok? Io ritengo di no, ecco, lo dico, per cui di vedere le panchine colorate con sopra una, io preferisco che i soldi piuttosto di per colorare quella panchina vengano piuttosto dati all'associazione per portare in giro i malati di quella particolare malattia piuttosto che fare la panchina colorata. Al netto preferisco che i soldi per colorare quella panchina vengano dati alla manutenzione ordinaria della città per colorare per esempio la recinzione della scuola Petiva che da anni sta crollando e che le maestre hanno dovuto dipingersi, ecco. Ma perché faccio questo esempio? Alessio, non ti arrabbiare. Perché faccio questo esempio? Perché faccio questo esempio? Perché ritengo che l'amministrazione comunale di una città debba fare i compiti per cui è preposta a fare. Allora, se in Italia c'è il sistema sanitario nazionale che si preoccupa delle malattie, io vorrei che il sistema sanitario nazionale si preoccupasse delle malattie a 360 gradi. E che l'amministrazione comunale si preoccupi di fare le attività di politiche giovanili, perché era questo che gli avevo detto l'assessore Bessone, e che magari ben venga a organizzare i convegni sui disturbi alimentari, forse ecco il convegno lo avrei fatto organizzare al sistema all'ASL e mi sarei preoccupato io, al suo posto, posso dirlo, di utilizzare quei fondi per coinvolgere, per fare vere attività di politiche giovanili che purtroppo in questi anni magari non si sono viste. Non sono contrario a questa mozione, Alessio, non fosse altro perché sei giovane, non fosse altro perché una delle poche attività fatte appunto a livello giovanile in questi anni in Consiglio Comunale, per cui proprio per questo motivo non ti voterò contro, ma ho voluto motivare che poi dietro, ecco, non nascondiamoci poi dietro anche a quella che è anche una motivazione politica che c'è, ma perché pochi giorni fa è uscito fuori che l'assessore Caucino aprirà una comunità terapeutica per combattere l'anoressia e bulimia in giovani adulti all'interno della città di Biella dentro un locale. È notizia di questi giorni, di conseguenza ben venga, cioè vuol dire che già state facendo qualcosa, già la regione aprirà questa attività a Biella, per cui portare avanti quest'ulteriore mozione qua in Consiglio Comunale, mi sto chiedendo se ce n'era veramente bisogno, perché quando tu dici per sensibilizzare, ma oramai è già sensibilizzata Biella, perché apre questa, oltretutto questo ulteriore centro. Ripeto, non sono contrario, non credo di essere stato abbastanza chiaro, allo stesso tempo mi chiedo se negli anni a venire o nei mesi a venire dovremo colorare di panchine la città, oppure forse preoccuparci effettivamente al netto delle problematiche della città che sono effettivamente in capo all'amministrazione comunale rispetto ad altre. Poi sulla sensibilizzazione ci mancherebbe altro. Grazie. Grazie. Prego, consigliere Gentile. Bravo, bene. Che un ragazzo del Consiglio Comunale, studente di psicologia, credo, tirocinante, quindi voglio dire una persona che sta occupando della salute mentale anche delle persone, dei cittadini, porti qui, voglia far condividere al Consiglio Comunale qualche cosa che rientra nella sua avventura personale anche, no? Di studi e di quant'altro, benissimo, ok. Poi la panchina, non la panchina, sono problemi molto seri, sono problemi molto 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 seri. Quando capita di avere un figlio o una figlia che decidono di non mangiare più e non capisci per quale motivo, e razionalmente questa cosa qui non viene fuori, ma c'è un disagio, c'è un malessere, c'è depressione, che mette in crisi tutta la famiglia, se capita in una famiglia benestante, nonostante vada comunque in crisi la famiglia,
ma ci sono gli strumenti anche economici per rivolgersi a dei bravi professionisti che possono aiutare, non sempre con risultati soddisfacenti e certamente non nel breve, questi calvari che le famiglie si portano avanti. Ma se la questione riguarda una famiglia che non ha i mezzi, è vero che c'è l'ASL, ma è anche vero che sappiamo perfettamente che l'ASL ha tanti guai, ha tanti problemi e cerca di fare quello che può. Abbiamo il sistema, il servizio di neuropsichiatria infantile che interviene, collabora con le scuole, eccetera. Ma qui si tratta di avere delle persone che puntualmente, non dico quotidianamente, ma quasi seguono un ragazzo, al punto che quando ci si trova, Rinaldo, con un ragazzo che ha perso 30 kg, 40 kg, non c'è più bisogno dello psicologo, questa persona deve essere ricoverata in una clinica specializzata dove ci rimane dentro uno, due, tre mesi e forse lo tirano fuori, forse. Quindi il problema è molto serio. È vero che allora potremmo presentare ogni santo giorno qua dentro una mozione di sensibilizzazione sulle persone che hanno l'Alzheimer, sulle persone che soffrono i problemi di cuore, sulle persone che hanno tante malattie, che c'è un arco che non finisce mai, ed è chiaro che non ci possiamo mettere per ogni malattia a dipingere una panchina, anche perché lascia poi il tempo che trova. Certamente la sollecitazione che fai è benvenuta, ma impegna, io credo, tu dici che l'amministrazione ha fatto tante cose su questo, chapeau ai servizi sociali in primis, ma bisogna fare anche di più, bisogna collaborare per esempio in un discorso che può essere anche su base cittadina, raccogliendo le scuole, compagnia briscola, per fare rete e per intervenire anche economicamente, eventualmente a sussidio di quelle famiglie che magari non ce la fanno. Allora, se uno dice, ma però questa roba qui concretamente in questo momento è un'emergenza, è una cosa, non lo so. Sta di fatto che il fatto che tu la proponi, e tu sei sicuramente un giovane, un ragazzo in gamba, eccetera, eccetera, a me fa piacere. Non voglio neanche entrare nel merito. Questa è una delle tante questioni che riguardano la salute fisica e mentale delle persone, di cui, attenzione, Claudio Corradino è la massima autorità sanitaria locale. Cioè noi abbiamo nella figura del sindaco la persona che sul territorio è la più importante in assoluto, anche dei dirigenti dell'azienda sanitaria locale. Il sindaco è la massima autorità sanitaria locale, quindi ben vengano i problemi della salute, e quello che tu poni sicuramente è molto importante, ce ne sono molti altri che credo che prossimamente dovremo cominciare a discutere anche qua, e c'era stata una sollecitazione da parte di Paolo Robazza qualche mese fa, è stata ancora ribadita. Però, dice, ma però è la regione che... Sì, però i cittadini si fanno anche sentire, fanno anche pressione politicamente insieme al sindaco su alcune questioni, perché la regione deve anche ascoltare. Non può aver fatto un super ospedale, l'ultimo grande ospedale fatto a Biella come ospedale di eccellenza, eccetera, poi abbiamo le carenze, per cui se io ho un problema agli occhi, e oggi abbiamo sentito l'amico Franco Di Braccio, se io ho un problema agli occhi e faccio una prenotazione, mi guardano addosso fra due anni, non fra due mesi, fra due anni. Allora, ben venga questa mozione, noi te la votiamo volentieri, sapendo che poi bisogna anche concretizzare, perché non basta dire siamo tutti d'accordo nel merito, facciamo una bella votazione, bravo, poi però bisogna dire, assessori, come la concretizziamo questa cosa qua, con quali interventi, la scuola, i servizi sociali, abbiamo anche dei medici presenti in aula, quindi diamoci poi da fare in questa direzione. Ok. Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, assessore Bessone. No, intanto ringrazio il consigliere Pasqualini, perché sa quanto è un argomento che ho conosciuto, conoscevo in forma privata nella mia sfera familiare, ma bensì anche a febbraio del 2020 ho iniziato a lavorare su questa tematica. Allora, le scuole, tutti gli anni nelle scuole vengono fatte delle formazioni con dei sanitari, comunque dei professori, innanzitutto agli insegnanti,
Ne abbiamo fatto 8 incontri che sono finiti nel mese di marzo, dove hanno partecipato 24 insegnanti delle nostre scuole biellesi, proprio per fare in modo che diventino un po' la sentinella di questi atteggiamenti di questi alunni ed alunne. Sono stati fatti ogni anno un convegno con i ragazzi delle scuole, l'ultimo hanno partecipato più di 300 ragazzi al teatro sociale, dove c'era la parte sanitaria, perché in questo momento l'amministrazione non si sta sostituendo a quello che è il compito sanitario, ma bensì quello che è la sensibilizzazione della problematica, e quindi rendere più vicina alle famiglie, perché il fatto di aver abbracciato questa tematica quando in un convegno, primo convegno febbraio del 2020, una mamma mi dice: non vedo l'ora che mia figlia muoia per tutta la sofferenza che ha. Oppure Francesca De Lazzari, che oggi è la presidente dell'associazione Così Come Sei, che si occupa con Regina Margherita dei pasti assistiti, ha detto ai fratelli, ai suoi due figli: fatemi abbracciare vostro fratello per l'ultima volta, 18 anni. Abbiamo anche tantissime famiglie qua a Biella che hanno ragazzi ricoverati d'urgenza ad Alessandria, ragazzi che comunque si sono, dal nostro ospedale, sono state trasferite a Biancavallo e così via. Oppure senti in un convegno a Palazzo Ferrero un genitore che si alza e dice: non sapevo che c'era questo servizio all'interno dell'ospedale, che nonostante tutto la sera si sono poi confrontati con la parte medica, quindi sono state aiutate. E abbiamo fatto un progetto, perché purtroppo l'età si sta abbassando, e abbiamo fatto un progetto per iniziare già a sensibilizzare, avere i primi rapporti con il cibo nelle elementari, da una professoressa di Genova, che stiamo facendo ora, scusate l'emozione, ma è un argomento molto toccante, nella primaria del villaggio. E abbiamo fatto ci hanno sostenuto il club Inner Wheel di Biella Piazzo per quanto riguarda un libro informativo che verrà stampato a breve. Adesso stiamo attendendo la risposta sia a livello sanitario, perché non puoi scrivere delle cose che poi vanno invece di sensibilizzare, vanno a acutizzare quello che è la tematica. E il club stampa 1500 copie da distribuire nelle scuole, sempre anche questo con un QR code, dove comunque tutte le scuole biellesi potranno sfogliarlo e documentarsi. L'associazione che noi abbiamo sempre portato avanti, condiviso del lavoro, dei progetti, dove c'è stata la dottoressa Sarzanini, la Bonafede, tutte persone che hanno comunque avuto un trascorso di malattia. Oggi, un mese fa, è diventata fondazione, con dei criteri per chi vuole comunque continuare ad avere dei rapporti con questa associazione, con dei paletti molto stretti, perché tantissime associazioni erano intorno alla tematica e tante sono poi sfociate nel discorso commerciale. Quindi su questa tematica la panchina lilla, perché il colore del fiocchetto lilla c'è il 2 giugno e il 15 marzo, che è la ricorrenza, ma non deve essere una cosa commerciale, ma deve essere un momento proprio di confronto e di sensibilizzazione al problema. E
si possono la panchina, ma non solo la panchina, ma c'è stato anche la possibilità di avere un'ulteriore offerta di collaborazione con il Leo Club, che ci sovvenziona quello che potrebbe essere un simbolo per la città, per dimostrare quanto la collettività comunque è vicina a questa tematica. Poi logico che noi possiamo solo che sensibilizzare e non sostituirci a quello che è sicuramente la parte sanitaria, perché non è il nostro compito e non sono le nostre competenze. Quindi l'amministrazione, per rispondere al consigliere Rizzo, nelle scuole sta facendo un grandissimo lavoro, magari non è così pubblicizzato, ma potete benissimo avere dei confronti con i dirigenti scolastici. Grazie. Grazie assessore Bessone. Quindi direi di saltare la parte della dichiarazione di voto, perché mi pare che si sono già tutti dichiarati. Devi ancora? Sì. Allora dichiarazione di voto, consigliere Foglio. L'intervento accorato dell'assessore Bessone dimostra l'inutilità fattiva di questa mozione, cioè noi che siamo sempre abituati a dire che l'amministrazione non ha visione, non fa niente, se c'è una cosa che adesso abbiamo capito, che su questo tema l'amministrazione c'è ed è presente ed è attiva e fattiva. Però penso che tu mi hai dato una chiave di lettura, qual era la tua volontà nel fare questa cosa. Io posso contestarti lo strumento tecnico, ma non posso contestarti la volontà, la buona fede e il fatto che hai chiesto una cosa giusta, e quindi cambio idea e voterò a favore. Grazie. Dichiarazione di voto. Scrutatori. Allora mettiamo ai voti la mozione sensibilizzazione alla tematica dei disturbi del comportamento alimentare e promozione della salute mentale. Chi è favorevole? Non vado a caso però. Non aspettare che dicono... Allora rinuncio. Sì, vi rendete conto che cosa vuol dire? 24. Non è cambiato neanche, da 24? Aspettiamo Sara cosa ci dice. Sara è ferma 23. 24, okay. È sempre il tuo che non hai contato. Grazie, buonasera a tutti.